L'Irlanda torna questo venerdì al voto per le presidenziali e il presidente uscente, il socialista scrittore e poeta Michael Higgins, dovrebbe essere confermato. Gli elettori ora vogliono però risposte concrete da tutti i candidati in relazione a questioni di interesse non solo nazionale ma anche internazionale. La Verde Irlanda guarda al dibattito sul cambiamento climatico e la sostenibilità, ma anche su temi come inclusione, nuove minacce di guerra e terrorismo. New threats of war, armaments and so on. Non solo presidenziali però, perché il paese è chiamato alle urne anche per un referendum che propone la depenalizzazione della blasfemia, reato confermato anche nella Costituzione del 1937. La stessa Chiesa Cattolica ha definito largamente obsoleto ormai la norma che considera reato penale la bestemmia. Intanto c'è chi si domanda se fidarsi o meno del presidente uscente, come fa notare Sean Gallagher, un candidato. E parla anche di stravaganze. Stravaganza a parte però, l'Irlanda ha bisogno di chiarezza sui fondi pubblici. Tutti vogliono risposte, dice Gavin Duffy, altro rivale di Higgins. Il presidente è stato molto popolare, è stato al di sopra delle sue capacità, fa notare un giornalista dell'Irish Times. Per quanto mi riguarda, poteri molto limitati, ecco perché è stato criticato nello stesso modo in cui è stato criticato anche il governo. Nella primavera scorsa, oltre il 60% degli elettori irlandesi aveva votato a favore della legalizzazione dell'aborto. In pochi anni la cattolicissima Irlanda ha vissuto un'evoluzione. Intanto, forse già prima di domenica, si saprà se Higgins sarà di nuovo presidente oppure no.